Come abbiamo detto ieri, allora il XIII secolo è stato importante nel passaggio dalla musica sacra, liturgica, alla musica più popolare per celebrare le feste del Natale, in particolare con San Francesco d'Assisi che nel 1223 a Greccio fa il primo presepe vivente e con le tracce delle prime statuine di legno trovate a Roma e nel 1280 costruite da Arnolfo di Cambio. Quindi in questa fase il canto era diventato patrimonio popolare. Più avanti in Italia succede che a Napoli il termine conservatorio era utilizzato per indicare un orfanotrofio per giovani disagiati dove si insegnava tanta musica a scopo educativo e all'educazione e al gusto musicale dei giovani napoletani contribuì anche un nobile napoletano. Alfonso Maria de Liguori era nato nella fine del 1600, aveva vissuto i suoi anni giovanili all'inizio del 1700, giovanissimo avvocato, laureato molto giovane all'Università di Napoli, esercitò da subito la sua professione di avvocato, che ebbe però un fallimento molto importante. Nel 1723 prese una decisione di rinunciare alla carriera professionale e fu ordinato sacerdote contro la volontà di suo padre, che aveva ben altri progetti per questo giovane ragazzo molto dotato. Lui fu ordinato quindi sacerdote a 30 anni e divenne anche vescovo poco dopo di Sant'Agata dei Goti. Fu anche compositore di tante canzoni, fra queste Quando nascette Ninno, una canzone che fu pubblicata più avanti ma era stata scritta in lingua napoletana proprio perché tutti potessero capirne il significato. Poi negli anni la canzone ha subito varie riedizioni e modifiche, fino alla famosa versione del canto natalizio Tu scendi dalle stelle che ascoltate nel sottofondo cantata dalla piccola Maria. La voce di Elisa ci fa ascoltare Quando nascette Ninno.